Manchester City mette gli occhi su un calciatore del Milan, lo scambio possibile tra Guardiola e i rossoneri. Pep Guardiola mette gli occhi sul Milan. Il Manchester City non finisce mai la sua fame di acquisti e il prossimo potrebbe arrivare proprio dai rossoneri. Ne parla Ficai.com apostrofo secondo cui la squadra inglese starebbe monitorando il nostro campionato alla ricerca di un rinforzo giusto per il proprio reparto avanzato. Uno dei possibili nomi fatti dal tabloid spagnolo è quello di Leo, l'attaccante portoghese sta vivendo una stagione importante che potrebbe consacrarlo definitivamente. Già 4 i gol realizzati in campionato finora, non lontano dal suo record di 8 reti ottenuto con la maglia del Lille. A 23 anni Leo è pronto per un ulteriore salto di qualità e Guardiola lo stima molto. Ecco perché il Manchester City potrebbe farsi avanti e dall'interesse dei citizens potrebbe nascere uno scambio che accontenterebbe anche il Milan. I rossoneri, infatti, hanno la necessità di rinforzare anche il reparto arretrato. Romagnoli è in scadenza di contratto, Kerr va per i 33 anni, mentre Gabbia non convinse del tutto. Così, per il prossimo anno, servirà un elemento giovane che possa alternarsi con Tomori e lo stesso difensore danese. Proprio dal Manchester City potrebbe uscire il nome giusto. Guardiola per arrivare a Leo potrebbe proporre Nathan Ake come contropartita, oltre ad un conguaglio economico. Il 24enne olandese, acquistato per oltre 40 milioni un anno fa, è stato impiegato con il contagocce e potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento in Italia. 2. Il Milan sogna Renato Sanchez, contatti avviati con il Lille. I dettagli. Prosegue il flirt a distanza tra il Milan e Renato Sanchez. In una recente intervista concessa all'Equipe, il centrocampista portoghese aveva dichiarato, "So solo che sono pronto, se l'offerta arriva la valuto". Il Milan è un grande club, storico, di classe. Mi piace molto. Ebbene sì, il talento classe 97 del Lille spera in una chiamata dei rossoneri in vista della sessione invernale di calciomercato. E il Milan studia la strategia per strapparlo, con la giusta formula, dalle mani del club campione di Francia. Il corteggiamento ha avuto inizio nell'estate scorsa, ma alla fine il duo Maldini-Massara aveva deciso di ripiegare su Thiem e Bakayoko del Chelsea. Come riportato da calciomercato.com, i contatti sono andati avanti in vista di un futuro ormai prossimo. L'agente di Renato Sanchez, Jorge Mendes, sta spingendo sull'acceleratore per permettere al centrocampista di lasciare il Lille. Tuttavia, i nodi dell'operazione sono tanti. Innanzitutto la società francese non intende privarsi del calciatore a gennaio. Inoltre, la valutazione superiore ai 35 milioni di euro frena ogni mossa del Milan, che si ritroverà costretta a rimandare l'affare. Regna comunque l'ottimismo dalle parti di via Aldo Rossi, con i rossoneri vicini a un colpo di caratura internazionale e prospettiva.